Allora, noi abbiamo innanzitutto guardato le carte. Quello che risulta è che questo, cioè la criticità proprio a Passo Pioppi, dove il Reno ha rotto l'argine, era un problema che era noto anche dal 2015, quindi non era una cosa non conosciuta. Era noto soprattutto alla Regione, ci siamo accorti che c'è un accordo di programma, quindi un accordo fatto nel 2015, governo Renzi, tra Galletti, che era l'allora ministro dell'Ambiente, Merola in quanto sindaco metropolitano, e l'attuale presidente della Regione, dove si prevedevano tutta una serie di interventi. Sono 6 interventi per 43 milioni di euro. Tra questi 6 interventi c'era proprio quello della sistemazione degli argini in Passo Pioppi. Quindi era una criticità nota da 3 anni, non solo. Si parla qui, i soldi c'erano, si parla di un intervento urgente di contrasto di rischio idrogeologico per progetti tempestivamente cantierabili. Sono passati 3 anni e l'intervento è appena iniziato. Ma la cosa paradossale è che all'interno di questo documento si capisce che il Presidente della Regione era nominato anche commissario per conto del governo di allora contro il dissesto idrogeologico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui in persona aveva delle responsabilità, cioè doveva garantire l'esecuzione proprio di quell'intervento. Sono passati 3 anni e in realtà quell'intervento non è ancora stato Bene, allora completato. facciamo così. Ieri abbiamo sentito la Sì. voce della sindaca di Castelmaggiore, Belinda Gottardi, dire proprio chiedete alla regione qualche informazione su quell'argine e lei ci ha spiegato, l'ho anche scritto su Facebook con vari toni e vari accenti, che il problema stava lì e che i lavori si erano bloccati esattamente come dite voi. E noi però, Silvia Piccinini, le facciamo sentire la risposta di Stefano Bonaccini ai cronisti che ieri in regione chiedevano conto di questo argine. Eccolo qui, Bonaccini. Dovrebbe arrivare. Aspettiamo un Ecco. report e poi prenderemo tutte le valutazioni conseguenti. Dobbiamo capire cosa è successo e perché. I cittadini dicono che in quel tratto dell'argine in ottobre erano iniziati dei lavori per il ripristino, poi sono stati interrotti. Molti cittadini hanno detto che presenteranno esposto in procura perché dopo molti allarmi fatti non sono stati ascoltati. Il sindaco di Castelmaggiore dice è appannaggio della regione. Ho detto che aspettiamo un report e poi valuteremo cosa è successo, cosa è accaduto. Mi pare inutile adesso stare a costruire ipotesi sulla base del silicio, così non si decidono e risolvono le cose. Adesso la cosa principale è aiutare i cittadini e le imprese a essere risarciti dai danni che hanno ricevuto e la cosa confortante è che non ci siano stati feriti e che anche le 10 persone colpite a partire dai 6 carabinieri stiano bene e stiano meglio. L'interruzione dei lavori però ci sta. E ovviamente anche i cittadini si chiedono perché. Ripeto in italiano anche per lei, sto aspettando il report perché se mi rifà la stessa domanda 10 volte io le ripeterò No, glielo sempre la dico stessa perché il maniera. sindaco Allora risponda è lei, stato. perché? No, il sindaco ha detto appannaggio della regione, quindi comunque bisognerà Ho già probabilmente fare un risposto in punto. italiano, credo di essere abbastanza Perfetto. bravo a spiegarmi. Ho Perfetto. detto stiamo aspettando un report per capire cosa sia successo e perché. E appena avremo il report, io potrò dare tutte le risposte conseguenti. Siamo abituati solitamente a rispondere per qualsiasi cosa che succede. Abbiamo gestito la ricostruzione, stiamo gestendo di un terremoto da 14 miliardi di euro di danni, riusciremo a risolvere e a gestire anche questo. E ripeto, se c'è stato qualcuno che ha commesso qualche errore, ne risponderà. E questo era Stefano Bonaccini. La sindaca, che è stata citata, Belinda Gottardi di Castelmaggiore, ha scritto su Facebook: sono d'accordo con lei, rispondendo a un cittadino, Alessandro, che chiedeva conto dell'argine dove c'era la caserma. Sono anni che è messo male, ora noi abbiamo la casa sott'acqua, scrive Alessandro Goldoni su Facebook. Ha risposto 2 giorni fa Belinda Gottardi: sono d'accordo con lei, sono anni che sollecitiamo la regione che anche oggi non ha brillato per tempestività. Pare di capire che la responsabilità, come dire, non solo politica generica, ma proprio tecnica concreta di quell'argine lì, sta tutta in capo non a consorzi vari di bonifica, ma alla Regione Emilia-Romagna. Allora, cerco di spiegare in modo Sì. non tecnico perché tutti possano comprendere. I servizi tecnici di bacino in realtà avevano la responsabilità della progettazione, no? Quindi di progettare gli interventi.
però la responsabilità dell'attuazione degli stessi era in capo al Presidente della Regione, quindi la risposta che Bonaccini dà è abbastanza imbarazzante. Anche noi siamo abituati da 4 anni a questa parte ad avere a che fare, cioè conosciamo bene questi atteggiamenti anche abbastanza maleducati. Evidentemente lui sa di avere delle responsabilità che sono acclarate appunto anche da questo accordo di programma. La cosa che spiace è che noi puntualmente abbiamo a che fare con questi episodi e dal 2009-2010 si diceva che doveva essere fatta anche la cassa di espansione, sono passati quasi 10 anni e ancora non c'è niente. Qui dal 2015 ancora quell'intervento non è stato fatto e come dicevi tu tutti sapevano ma nessuno ha fatto niente. La cosa, io quello che dico, ho grande rispetto per i sindaci perché comunque sono sempre in prima linea e meritano rispetto, però se il problema era noto forse c'è stato, come dire, un atteggiamento non troppo convinto nel far rilevare il problema alla regione, perché questa, io credo, non sono un'esperta, però almeno questo problema poteva essere sistemato nei tempi giusti. Ricordo tra l'altro che io adesso qui ho anche tutta la cronologia, perché poi qui si parla di persone che insomma hanno perso cose, affetti, cose personali, insomma, e quindi la questione è abbastanza delicata, però dal 2015, quando è stato fatto l'accordo di programma, al 2016 che è stato fatto il progetto esecutivo, c'è stato un anno di vuoto nel 2017, poi sono stati affidati i lavori nell'ottobre del 2017. Il 24 di maggio è stato dato il verbale di consegna, 2 settimane dopo i lavori si sono fermati. Non si sa perché, noi adesso su questo faremo anche le nostre indagini. Dopodiché la cosa paradossale è che la Regione a gennaio di quest'anno, quindi meno di 15 giorni fa, ha pagato il primo stato di avanzamento dei lavori, 122.000 euro, per, a quanto si dice, dei lavori che erano fantasma. Allora anche qui qualcuno ha verificato prima di stanziare prima di pagare questi 122.000 euro a lavori che a quanto pare, a quanto si dice, a quanto dice anche la sindaca, fossero evidentemente fantasma. Va bene. Questa è una domanda a cui noi vorremmo avere risposta, però credo non sia tollerabile una risposta del Presidente della Regione con queste responsabilità nel dire tra l'altro aspetto un report. Io mi domando anche il report da chi verrà fatto, perché se verrà fatto da quelli che hanno come dire, messo in piedi il progetto esecutivo, io mi domando anche quanto potrà essere attendibile, ma ripeto, le responsabilità però stanno in capo a lui, quindi lui non può non sapere e l'atteggiamento che ha nei confronti dei giornalisti credo sia abbastanza deprecabile. Silvia Piccinini, consigliera regionale Movimento 5 Stelle, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata.